a Scuderia Inter, una decina di minuti di panico per il fuoco causato da un petardo lanciato dai tifosi ospiti e poi l'ennesima prima volta con sensazioni ed obiettivi diversi. Marchigiani a cercare subito la maniera per soffrire il meno possibile, milanesi impegnati per nomi e miliardi spesi a lottare per lo scudetto. Ma l'Inter, rinfrancata da un successo esterno in Coppa e con Diaz in campo, si porta in vantaggio con Mandorlini che approfitta proprio di un rapido inserimento del centravanti argentino. Per i padroni di casa, con una difesa lenta e molti automatismi ancora da registrare, la strada si fa subito in salita. Il primo tempo, dopo il vantaggio dei nerazzurri, offre però l'immediata occasione della replica all'Ascoli, prima con Dell'Oglio tra i migliori e sulla ribattuta della traversa, dentro fuori chissà, è il capitano destro a fallire il colpo di testa. La prima parte della gara prosegue poi stancamente con l'Ascoli che per raggiungere prima possibile il pareggio si scopre inevitabilmente al contropiede della squadra di Trapattoni. Senza dubbio più vivace la ripresa, per Pazzagli e Zenga, in ordine di apparizione, le vacanze sono proprio finite. Arriva così il momento dei calci di rigore, il primo è per l'Ascoli. Il fallo di Baresi su Dell'Oglio permette a Giovannelli di segnare il momentaneo pareggio. 1-1, ma i protagonisti non sono sazi e su un altro capovolgimento di fronte è destro che compie un evitabile fallo in aria su Ramon Diaz. Dal dischetto Serena non sbaglia. A questo punto la reazione dell'Ascoli non è certo delle più decise, così a 7 minuti dalla fine Serena fissa il risultato. 3-1 e l'ultima nota purtroppo è per gli incidenti. 6 feriti, tra cui un ragazzo milanese in prognosi riservata. Allora Trapattoni, una bella partita, una Inter buona, direi che ha confermato i progressi di Coppa, no? Sì, mi sembra che tutto sommato abbiamo meritato di vincere, anche se c'è stata una traversa dell'Ascoli, però credo che noi 3-4 palle gol li abbiamo costruite sul terreno di gioco. Per un momento avete avuto paura sull'1 pari? Beh, sull'1 pari avevamo in un minuto buttate al vento due grossissime occasioni, al quarto e al quinto avremmo chiuso la partita lì.